Bentornati in un nuovo video! Come state ragazzi, tutto bene? Oggi iniziamo una nuova chat che sarà divisa in più puntate. Non ho ancora ben capito quante, però in più puntate. Ci sarà la puntata di oggi, quella di lunedì, perché mi sto trovando bene. Quindi che ne dite se escono lunedì e venerdì? Mi piace l'idea che ci sia una puntata ad inizio settimana e una alla fine, quindi lunedì e venerdì. Nuova chat che mi avete consigliato in tantissimi. Mi ha colpito perché si dovrebbe parlare di qualcosa di diverso rispetto alle solite chat che leggiamo. Ma vedremo, secondo me qualcuno è incinta, esce sempre. Vi ricordo che su Instagram, nel mio canale broadcast, c'è sempre uno spoiler delle puntate successive, di quello che leggeremo la volta dopo, e anche quindi di questa chat. Voi che mi seguite lì l'avete già letto l'inizio. E poi sono anche su TikTok, soprattutto con le live che inizieranno fra pochissimo. Io vi ricordo che questa chat è presa al sito spunteblu.it, su Facebook Mentre di Fonte Spunteblu, su Instagram Spunteblu Official. Like questo video ora e iniziamo a leggere di cosa si tratta. Ciao a tutti i lettori, io mi chiamo Anna e ho vissuto un'esperienza dir poco imbarazzante nell'azienda dove sto facendo la classica prova dei 6 mesi. Diciamoci la verità, quante ne succedono ogni giorno nelle nostre aziende italiane? Io ascolto racconti delle mie amiche che fanno venire la pelle d'oca, pettegolezzi, bugie, gelosie tra colleghe e bullismo fatto passare per scherzi poco simpatici. Insomma, il disagio. Non ci volevo credere, ogni volta pensavo che io non sarei finita a lavorare in un covo di matti. Eppure eccomi qui a raccontarvi la mia esperienza, che non ha niente a che invidiare alle storie delle mie amiche, purtroppo. Quello che mi ha fatto più arrabbiare è che in questo caso la persona che è stata presa di mira sono proprio io, l'unica che per tutti e 5 mesi ha tenuto testa bassa, ha lavorato e si è fatta gli affari propri. Ecco perché dopo essere stata convocata dal capo 3 settimane prima della chat, ho deciso di vendicarmi con gli artefici di tutto questo, i miei colleghi. Colleghi che possono essere infimi come mai immagineremmo. A voi è mai successo qualcosa di così assurdo sul posto di lavoro, da non sapere se riderci sopra o arrabbiarsi come non mai? Quindi parliamo di lavoro, una chat che riguarda quello che è successo a questa ragazza sul posto di lavoro. Qualcosa di brutto. Credo che questo argomento non l'abbiamo mai affrontato, però forse ricordo male. Se non lo ricordo, scrivetemelo pure. Ok, leggo qui che ci sono più nomi, quindi mi raccomando, attenti con me a leggere la chat, perché ogni volta qui c'è un nome diverso. E lei a scrivere: ciao gente, ho creato questo gruppo perché in azienda è successa una cosa dir poco vomitevole e imbarazzante, assurdo perfino per le peggio vipere che si nascondono ogni giorno dietro le scrivanie delle nostre aziende italiane e che sono pronte ad affrontare una giornata di pettegolezzi per criticare qualsivoglia collega che gli passa sotto al naso. Anticipo che ho scoperto tutto e che sono qui per mostrare a tutto l'ufficio che persone di M siete. E direi che iniziamo benissimo. Elena, what? Grazia, chicca, che succede? Sono stata convocata dal capo. Giulietta, ehi, ciao raga, oddio, ma che è successo? Elena, cosa ha fatto Claudio? Il capo niente, lui è stato solo ingannato. E Grazia, chicca, dici, che è successo? Manda un vocale subito. Carlo, hola belle, che avete combinato? E ride, cioè già per scontato lui, arriva lui, che avete combinato? No, non manderò vocali, mi limiterò a dire quello che mi ha detto il capo, ovvero mi ha convocato perché tra un mese, come tutti sapete, il contratto mi scade e lui avrebbe rinnovato a tempo indeterminato. Ciao Carlo, benvenuto nella conversazione. Giulietta, avrebbe? Perché non te lo rinnova più? Oddio, non capisco. Questo non lo so ancora, non sono nella sua testa. Elena, ma ti ha convocato per dirti questo? Poi Ile, un'altra ancora, scusate, ero ad asciugarmi i capelli. Anna, mi dispiace che il boss ti abbia chiamato in direzione, ma è per il contratto? Noi che c'entriamo, scusa? Ciao Ilenia, voi c'entrate come la farina nella ricetta della pasta. E Ile non capisce. Elena, ok Anna, adesso però possiamo sapere che succede? È sabato pomeriggio e penso che tutti abbiamo qualcosa da fare, no? Con molta calma Elena, ti consiglio di restare su questo gruppo, a te più di tutti. Ok Elena, abbiamo capito che c'entra più degli altri. Elena, what? Qualcuno, e io ho capito benissimo chi, anche se il capo tergiversa per non far capire, è andato da lui a dirgli che 3 settimane fa mi sono assentata per 2 giorni per andare in Lombardia. Ile, questo lo sapevamo tutti tesoro. Sì, ma gli è stato detto che sono andata a fare dei provini per modella perché prima o poi, cito testuali parole, vorrò trasferirmi in quel mondo. E lei ovviamente si mette la mano in faccia per la serie: non è vero, cosa siete andati a dire? Grazia, ok, arrossisce. Che? Ma chi è stato a dire una stupidaggine del genere? Carlo, wow! Ora, dal momento che solo Giulia e Grazia sapevano cosa andavo a fare e di loro mi fido, vorrei che il responsabile si facesse avanti da solo per ammettere le proprie colpe. Aspetta e spera, amore! Visto e considerato che questa cosa ha messo dei grossi dubbi al capo, che mi ha palesemente detto senza peli sulla lingua che se non voglio lavorare qui faccio bene a dirlo subito, così non perde tempo a formarmi perché ci tiene su chi investe, sto letteralmente rischiando il posto di lavoro ingiustamente. Giulietta, raga, ma siete fuori? Cioè,
fuori come, come una pesca, veramente. Io lo so per cosa è andata a Milano e non si scherza su queste cose. Quindi non è andata per quello, che non ci sarebbe stato nulla di male, però non è andata per quello. Grazia, infatti, la salute è una cosa seria, quindi è andata per una cosa, appunto, che riguarda la sua salute. Elena, scusa, ma che ne sai che noi c'entriamo qualcosa? L'azienda è tanto grande, perché noi commerciali dovremmo fare una cosa del genere quando passiamo le giornate a fare il nostro lavoro e in più a formare a te, appesantendoci la giornata? Wow, cioè ti ha fatto già capire che ti vuole bene. Questa è un'ottima domanda, ma ogni cosa a suo tempo. Prima voglio che la persona si palesi volontariamente, perché se io vengo qui e l'accuso, questa o questo potrebbe dire che non è vero e che sono matta, passando per quella aggressiva. Ma da quello che abbiamo capito tu hai già le prove, quindi aspetti che loro si facciano avanti o che lei o lui si affaccia avanti volontariamente, altrimenti parlerai tu. Giulietta, raga, veramente fate, ma questo è il modo di comportarsi con una collega? Ile, tesoro, tu parli verso tutti noi, ma io non c'entro niente, quindi moderiamo i termini, che io l'ho sempre trattata bene da quando è arrivata. Dunque, dato che io sono molto giovane e determinata e non voglio fare la fine degli inetti italiani che a 32 anni ancora corrono dietro a contratti di M per uno straccio di lavoro, aver trovato questa opportunità è una conquista assurda, visto che mi piace pure. Perciò sono molto incavolata per la posizione in cui sono stata messa davanti al capo. Tu hai ragione, fai bene essere grata e arrabbiarti se qualcuno vuole, insomma, metterti il bastone tra le ruote, però devi sapere anche che non è che la gente, se ha 32 anni, non trova il lavoro e per forza tutta inetta. Non è che a tutti a 32 anni, 33, 35, 40 o 20 piace andare a fare lavori di M giusto per perdere tempo. Comunque andiamo avanti. Continua ancora a dire la ragazza che ci manda le chat: affiancandovi per 5 mesi ho osservato e imparato davvero molto su di voi, più di quello che pensate, perciò farò un gioco con voi. Facciamo un gioco. Finché la persona non confesserà qui davanti a tutti, io svelerò uno dei vostri segreti davanti agli altri. Mamma mia, ma mi piace molto. Grazia, ok, ha già paura secondo me. Ile, tesoro, però questo teatro non serve, dici quello che ci devi dire, io so di non aver fatto nulla, così possiamo tornare al nostro weekend, grazie. Pensi che a me faccia piacere stare qui su WhatsApp a parlare con voi arpie? Pensi che non mi piacerebbe stare a coscia all'aria con il mio fidanzato di sabato pomeriggio? Grazie, ride, chicca, ti adoro. Avanti giovincelli, ammettete le vostre colpe, che stavolta l'avete fatta grossa. Giulietta, Elena, Carlo, non avete niente da dire voi? Conoscendo la verità, continua Anna, avranno indetto una riunione last minute in chat privata. Giulietta, cioè Elena c'entra con sto casino? Ma è la nostra responsabile, raga. Ok, visto che non vedo nessun segnale, partirò col primo segreto. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Giulia, è Ilenia che mangia sempre le tue barrette energetiche, fregandotele dal cassetto quando non sei in azienda e quando pensa che nessuno la guardi. Giulietta, cosa? E Ilenia, no, ma questo è ridicolo, ma cosa stai dicendo? Grazia, che ride. Grazia, tra poco secondo me toccherà a te. Lo sapevo. Ile, questo scherzo non è divertente. Anna, Giulietta, tu non sei divertente, ladruncola del cavolo. Non puoi comprartele da sola le barrette. Raga, basta, non offrirò più niente a voi pezzenti. Lo sapevo che qualcuno me le rubava. Elena, adesso diamoci una calmata. Cosa sono queste accuse, Anna? L'ho detto, voglio giocare un po' con voi finché non ammettete le vostre colpe. Grazia, che silenzio. Grazia, io non sarei troppo tranquilla. Se ti ha messo in questo gruppo un motivo c'è, comunque. Ok, l'avete voluto voi. Andrò con il secondo segreto di Fatima, aziendale. Elena passa i clienti a Carlo per fargli raggiungere il fatturato mensile. Giulietta, no, vabbè. Lo so, perché essendo io nuova, adesso mi occupo delle vostre anagrafiche per voi. E ho scoperto un sacco di cambi di agente in quelle anagrafiche, che poi sono state trasformate in clienti magicamente di Carlo. Grazia, sconvolta. Ma cosa cavolo dici? E io mi dovevo sbattere per raggiungere il fatturato? Carlo, ecco qui, ora lui che ha detto cosa avete combinato, vediamo cosa risponde. Anna, sei una testa di C, te l'ha mai detto nessuno? Elena, per favore intervieni, perché qui stiamo scendendo a livelli insensati e non voglio questo clima al lavoro, già che sono l'unico commerciale maschio e devo sopravvivere in mezzo a voi. Grazia, che vorresti dire con questo? Elena, c'è qualcosa che vuoi dirci? E Elena risponde: va bene, basta, smettila Anna con questo teatrino, adesso parlo io. È questo che volevi, no? Adesso ti accontento. Oh, allora è lei una o forse l'unica persona che ha combinato questo casino con il capo? Anna torna a scriverci: come avete visto, il mio gioco ha subito stravolto l'immagine dei miei colleghi. Per 5 mesi fino adesso li ho affiancati tutti a turno per imparare tutte le fasi del lavoro che i commerciali hanno nella mia azienda, occupandomi poi delle anagrafiche in modo ormai esclusivo insieme al centralino. È normale, sono l'ultima arrivata, ci sta, sto imparando. Ma quello che loro non avrebbero immaginato è che passando 8 ore al giorno al loro fianco ho imparato davvero molte cose su quello che fa
lavorano in ufficio, sono una brava osservatrice, cose che nemmeno tra di loro conoscevano, perché in realtà siamo divisi in due uffici in stanze separate e con turni di apertura e chiusura differenti per coprire il centralino. L'unica che sta affiancando a giro tutti quanti sono io, mentre tra di loro sono sempre divisi in coppie, più o meno. Come avrete capito, Giulia e Grazia sono quelle con cui ho instaurato un bellissimo rapporto di rispetto reciproco. Ah ok, quindi Grazia fa bene a stare tranquilla. E loro sanno bene cosa ero andata a fare a Milano in quei due giorni, perciò hanno capito subito perché ho deciso di agire in questo modo, ma non avevano assolutamente idea di cosa avrebbe scoperto quel sabato pomeriggio. Ok, quindi continua la chat. Prego Elena, parla pure. Ed Elena scrive: questa cosa che è successa è vera. Qualcuno ha detto a Claudio che Anna partecipa a dei provini per modella e io so chi è stato. Grazia, vabbè. Uno dei magazzinieri prendeva il caffè con Claudio in una pausa e gli è scappato senza volerlo, ma non so da chi l'ha saputo. Chiacchieravano dell'azienda e via dicendo, so che non l'ha fatto apposta. Quindi ora la colpa è del magazziniere. E il magazziniere come l'ha saputo? Giulietta, un magazziniere, ma chi, raga? Din don, risposta sbagliata, questa è una grande cavolata. Ile, eccola qui, che secondo me lei è la gran colpevole. Tesori, ascoltate, io lavoro già da 5 giorni su 7 con voi. Possiamo mettere fine a sta pagliacciata, per favore? Ho una cena importante stasera. Elena, Anna, non capisco perché dici che non è vero. Ti assicuro che ho parlato con Claudio e mi ha detto questo. Giulietta, rispondi a Ile, tesori, ascoltate. Te zitta, ladra di merendine. Sì, perché le rubava le barrette. Ile, tesoro, non ti permettere di rivolgerti a me così, io ti faccio rapporto al capo. Ma è una chat privata di gruppo. Di un'azienda, che cosa c'entra il capo? Giulietta, ma te lo faccio io che rubi nei cassetti. Ile, pensi che sia vero? Non vedi che Anna vuole solo farci litigare? Purtroppo per te è vero, Elenia, rubi le barrette. Comunque, visto che il responsabile continua a temporeggiare, io procedo. Grazia, ci sono altre cose che dobbiamo sapere. La chat è lunga, quindi penso di sì. Carlo, tutto questo è ridicolo, no? Adesso esco dal gruppo. Se esci ti ci rimetto all'infinito. Vabbè, a meno che non ti blocca, se ti blocca, no. Finché non la smetti di uscire. Comunque, tutti pronti? Carlo e Elenia fanno sempre la chiusura insieme di turno appositamente ed è Elena che compila gli orari, quindi sa che deve metterli sempre insieme. Vabbè, avranno una storia. Ile, questo lo sanno tutti tesoro, non è una novità. Grazia, chicca. Ilenia si fa mettere in turno con Carlo perché non è capace a imparare a mettere l'allarme quando chiudono. Secondo me non è solo per quello, vista la chat, però vabbè. Perché voi non sapete farlo? Non potrebbe metterla con voi ogni tanto? Dice lei ridendo e appunto dice, non è questo il motivo, perché proprio con Carlo? Giulietta, raga, io pensavo che Elenia si facesse mettere con Carlo di chiusura perché si sente più sicura per l'allarme. C'è un altro motivo? Carlo, ma che? È così, Giulia? È Anna che deve fare la scema, non si sa per cosa. Giulietta, adesso sinceramente mi fido solo di quello che dice Anna. Elena, io faccio i turni e decido io chi mettere con chi. E Elenia mi disse che si sente più sicura con Carlo la sera. Sì, certo, e quindi anche il fatto che Elenia custodisce nel cassetto della scrivania un libro sul lavoro con una dedica molto particolare e personale da parte di Carlo è una casualità come il resto? E vabbè, avevamo capito, hanno una tresca. Grazia, che chicca, che dedica? Grazia chiama Anna chicca, vabbè, in modo appunto affettuoso. Giulietta, raga, ma davvero fate? Avete una relazione? Grazia, beh, sconvolta. Ile, ma voi siete matti tesori miei? Carlo, vorrei ricordare ad Anna che io sono fidanzato, cavolo. Ah, ecco perché non era una cosa normale. Ma sei scema a mettere in testa ste cavolate? Adesso finiamola, Elena fa qualcosa per favore. Giulietta, Carlo, guarda che la tua ragazza è una mia cara amica. Se scopro che le metti le corna ti concio per le feste. Carlo, ma non ascoltarla, è impazzita. Elena, smettila di chiamarmi al cellulare, io rispondo solo in questa chat. Elena che intanto la chiamava per dire smettila, non dire queste cose. Giulietta, perché Elena ti sta chiamando? Raga, ma sul serio, ma che sta succedendo? Elena, c'entri qualcosa con sto casino? Anna, dice appunto Elena, ti devo parlare, posso spiegarti tutto, rispondi al telefono per favore. E lei, Anna invece, manda proprio la foto della dedica che ha su questo libro perché tu ti possa aiutare quando sei al lavoro, quando non sei con me. Cuoricino Carlo. Questa è la dedica sul libro Parole per vendere che Carlo ha fatto a Elenia e che lei custodisce gelosamente nel cassetto all'insaputa di tutti. Grazie a chicca, ma perché queste cose non ce le hai mai dette? Perché giustamente si è fatta i fatti suoi, ecco, ci ha tenuto a tenere un ambiente di lavoro tranquillo nonostante tutto, non ha spettegolato. Però se arrivate a rompermi le balls... Al momento giusto colpisco. Peccato che dopo poco che sono arrivata, Elena mi ha suggerito di leggerlo anche io, perché mi avrebbe aiutato a migliorare sul lavoro, dimenticandosi completamente della dedica e dandomi accesso al primo indizio su di loro. Grazie, è perché io a differenza di altri sono abituata a farmi gli affari miei, appunto.
appunto. Ma qualcuno mi ha pestato i piedi e adesso tiro fuori le unghie. Carlo, io non so nulla di quel libro. Anna, perché inventi ste cavolate? Ma se è firmato da te, quanti Carlo ci sono in azienda? Sai quanti Carlo, ecco, sai quanti Carlo ci saranno in città che conoscono Elenia? Ah, lui dice un altro Carlo da un'altra parte. Smettila, conosciamo tutti la tua calligrafia. Anche se hai provato a camuffarla, ho notato. Giulietta, raga, infatti stavo per dirlo, è la calligrafia di Carlo. Ma quindi avete una relazione? Esatto, Giulia. Ora basta, dice Elenia. Tutto questo è ridicolo. Io lunedì andrò dal capo e ti faccio licenziare io se non lo fa lui. Tesoro, ma tutto sto casino per cosa poi? Attirare l'attenzione su di te? Pessima, veramente. Ma non è per attirare l'attenzione. Io non ho una relazione con nessuno proprio, tesoro mio. Trovati un hobby. Giulietta, cioè tu ti mangi le mie barrette che costano l'occhio della testa e vai a letto col ragazzo di una mia carissima amica. Ma io faccio licenziare te in caso. Le barrette comunque sono il segreto più grave. Carlo, per l'ennesima volta, Giulia, non ascoltare ste cavolate. Grazia. No, ma io, boh, sono allibita. Ma cosa sta succedendo? Elena, tu sapevi davvero di questa storia? Elena, no. È Anna che si sta inventando tutto, non so per quale motivo. Vorrei farla ragionare, ma non mi risponde al telefono. Come avete visto anche voi, dato che l'ha scritto. Io sono ancora disposta a fermarmi se è responsabile a mettere le sue colpe qui davanti a tutti. Ile, voi siete tutte matte. Carlo, per favore Anna, qui ci andiamo di mezzo noi e la nostra vita privata per una cosa che non abbiamo fatto. Ok, qualcuno ha detto una stupidaggine su di te, ma non c'entriamo niente noi. Puoi dire a tutte le altre che ti stai inventando tutto? Non si sta inventando nulla, tesoro. Carlo, adesso vuoi pararti la pesca? Lasciala parlare, perché qua io sono scioccata proprio, soprattutto per la storia del fatturato. Elena, ma che stai combinando? È così che gestisci i tuoi commerciali? Elena, Carlo ha ragione, basta con sto baccano senza senso. Anna, possiamo risolvere tra di noi, davvero? Rispondi alle mie chiamate, cavolo. Bene, ma... Anna non ci pensa proprio. Visto che nessuno vuole credere alle mie parole, ed era ovvio che avreste negato, c'è una persona che potrà confermarvi tutto e che gentilmente mi ha aiutato a capire tutto questo casino nelle ultime 3 settimane. Giulietta non capisce. E Anna aggiunge: Manu Magazzini. Ah, proprio il magazziniere. Ma è bravissima. Il famoso magazziniere, loro dicono che è stato lui a parlare, quindi a far uscire la storia che lei va a Milano per fare la modella. Elena, Manuele, che c'entri tu con Anna? Manu, ciao a tutti. Buonasera. So che non sono un commerciale come voi e quindi non sono bravo con le parole, ma sono qui per raccontarvi insieme ad Anna di come ho scoperto che Carlo tradisce mia sorella abitualmente. Ah! La sorella, la fidanzata di Carlo. Tutto ciò è sublime. E continua lunedì, ragazzi. Fra 2 o 3 giorni è arrivato. Così iniziamo la settimana con la giusta dose di gossip per quanto riguarda questa chat. Comunque mi piace da morire. Argomento diverso dal solito. Chat di gruppo, quindi con tante persone e segreti svelati. Ma voglio veramente sapere come va a finire, perché essendoci più parti, vi farò sapere anche nel gruppo broadcast esattamente quante sono. C'è ancora un botto da scoprire. Quindi like ora questo video. Iscrivetevi se non siete iscritti, attivate quella cavolo di campanella. E voglio anche dirvi una cosa: la maggior parte di voi, e questo è un dato che posso vedere su YouTube, ha le notifiche del mio canale attive, e grazie mille, però non ha le notifiche di YouTube attive sul proprio cellulare. Cioè sul vostro cellulare, nelle impostazioni, dovete abilitare le notifiche di YouTube, perché altrimenti, anche se avete attivato la campanella, comunque YouTube non può mandarvi le notifiche sul cellulare, quindi non avete fatto niente. Attivate anche le notifiche di YouTube, ma magari attivate la campanella solo dei canali di cui veramente vi importa ricevere le notifiche. Ci vediamo lunedì e mi raccomando, nel frattempo, questo weekend fate i bravi, ma soprattutto fidarsi è bene, fare screenshot è meglio.